In questo periodo si sente molto parlare di triage ed in effetti il triage è una delle principali misure di contenimento dell'infezione da coronavirus. Ma che cos'è il triage e perché è così importante? In medicina il triage è un metodo che serve a selezionare e a smistare i trattamenti per stabilire un ordine di priorità. In odontoiatria invece il triage è un metodo che ci serve per preselezionare i pazienti in funzione del loro livello di contagiosità. Nella nostra clinica abbiamo stabilito una rigorosa procedura di triage per impedire l'accesso a chi è contagiato o sintomatico e per riservare a tutti gli altri pazienti trattamenti adeguati. Il nostro obiettivo è quello di garantire il massimo livello di sicurezza preventiva a noi stessi, ai nostri pazienti e a tutti gli operatori. Ma come funziona il nostro triage? Ve ne potete rendere conto nel momento in cui ci telefonate per fissare un appuntamento. Il nostro personale di segreteria vi farà subito una serie di domande: se manifestate i sintomi tipici del Covid-19, se siete stati a contatto con persone risultate positive, se siete stati in aree particolarmente colpiti dalla pandemia. In base alle risposte, verranno esclusi dalle cure sia i pazienti positivi al virus, sia quelli che presentano sintomi riconducibili all'infezione. Per tutti gli altri è comunque previsto al momento dell'ingresso in clinica il controllo della temperatura per bloccare coloro che possono aver sviluppato sintomi dopo aver fissato l'appuntamento, oppure coloro, speriamo pochi, che per avere accesso alle cure hanno dichiarato il falso. In definitiva, quindi, possono entrare nella nostra clinica solo due categorie di pazienti: o coloro che non hanno contratto il virus o gli eventuali asintomatici il cui livello di contagiosità si ritiene sia comunque molto basso. In ogni caso, per eliminare ogni tipo di rischio, rimangono sempre valide tutte le misure di prevenzione che la nostra clinica ha sempre adottato in passato per prevenire le infezioni da virus ben più gravi come quello dell'HIV o dell'epatite C.